Con un taglio del nastro, o meglio di un simbolico tralcio della vite abruzzese, ieri a Bruxelles il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e l'assessore alle politiche agricole Dino Pepe hanno inaugurato la Galleria del Gusto, un angolo espositivo all'interno della sede della Regione Abruzzo in Avenue Louise, realizzato con i fondi leader del GAL Gran Sasso Velino. Questa iniziativa nasce come vetrina per i GAL, per i prodotti tipici abruzzesi, nello specifico quelli della zona del Gran Sasso, per offrire un palcoscenico internazionale a quello che è il nostro territorio. In che modo la Regione Abruzzo si può muovere in questa direzione, non solo per i prodotti tipici, ma proprio in una strategia più ampia? È un'opportunità importante che i GAL organizzano queste animazioni qui a Bruxelles, perché un centro non è solo una città, diciamo, di riferimento del Belgio, ma è una città di riferimento dell'intera Europa. Qui girano tutti i paesi d'Europa, qui va fatta la promozione dei nostri territori attraverso questa rassegna fatta oggi dal GAL, rassegna enogastronomica. Si lega l'arte, la cultura, la conoscenza del nostro territorio, ma dei nostri territori. Quindi grande opportunità attraverso la conoscenza di questa animazione che fanno i GAL, ma soprattutto grande opportunità per i giovani, per le imprese, di conoscere meglio l'Europa e quindi cogliere le opportunità attraverso bandi anche diretti di cui pochi ne sono a conoscenza. L'assessore Pepe inoltre ha voluto anticipare ai nostri microfoni le importanti novità emerse in giornata presso la Commissione sull'avvio del PSR 2014-2020. Proprio oggi abbiamo avuto un incontro con i nostri dirigenti della Comunità Europea che stanno verificando e studiando il nostro piano di sviluppo rurale. In questa settimana inizierà la consultazione formale e poi ci avviamo all'approvazione definitiva. Ci auguriamo tutti un'approvazione entro l'anno per pubblicare i primi bandi che riguardano sostanzialmente i giovani, la competitività e la promozione.